Le normative sono tutto sommato abbastanza semplici e simili alle altre volte. Praticamente il votante deve igienizzare le mani qui fuori dal seggio, è meglio. Quando entra deve abbassare la mascherina in modo che noi possiamo dalle foto riconoscerlo. Se crede si rigenizza le mani quando prende la scheda, vota, riprende tutto, documenti, cellulare, quello che ha lasciato, e se crede rigenizza nuovamente un'altra volta le mani. È semplicissimo. Le matite le igienizziamo ogni tanto noi, devo dire che qui è andata bene, abbiamo ricevuto tutti i prodotti necessari, molto semplicemente con i gel disinfettanti igienizziamo sia le cabine che le matite. L'affluenza, guardi, direi per essere domenica mattina abbastanza presto, buona, nel senso non esagerata, ma c'è sempre qualcuno, quindi rispetto ad altre votazioni come esperienza direi abbastanza buona. In caso di rischio di assembramento abbiamo senz'altro l'aiuto delle forze dell'ordine, diciamo, intervengono senz'altro molto prima di noi perché qui ci sono molti seggi, si vede immediatamente se c'è assembramento. Molto bene, come le altre volte, c'è l'igienizzazione all'entrata, poi all'entrata qua mi sembra abbastanza tranquillo e sicuro, ma per me no, però non si sa mai, no, io penso che cioè, con queste precauzioni qua cosa vuole che succeda? Cioè, perfetto, 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 assolutamente, tutti distanziati, tutto igienizzato, perfetto. Non c'è stato il maggior pericolo, viene dalla movida serale, quello sì, è notevole. Molto educati, è tutto perfetto. Posso chiederle se ha avuto un po' paura nel venire a votare per un possibile contagio? No, assolutamente no. Ma avrebbe preferito fossero spostate queste elezioni? Assolutamente sì, quello sì. Lo può dire scusi tutto? L'avrei fatto prima dell'inizio delle scuole o prima dell'inizio delle scuole, scuole dopo. La vendita e il timbro qua. A posto, grazie. Grazie.